E qui siamo con la Hobby MX2 gruppo A. Stracolmo. Pieni. Questa gara 1. Tutto pronto. Mogiani è in testa. Riccardo Prosperi, Zinni, Natalini. Bigiarelli in seconda posizione con il numero 3. Bigiarelli. Qui abbiamo le qualifiche in due gruppi, quindi non riusciamo a vedere un po' l'allineamento. Comunque, eccolo qua, Bigiarelli, c'è Alunni davanti, Urbani, Dina, Melattini, Capodagli, credo anche Emanuele Turchetti. Attenzione Andrea Urbani, sicuramente. Urbani, come dice il buon speaker Mauro Micozzi, è uno da tenere d'occhio, ma attenzione anche ai fabrianesi. Bigiarelli in forze al team Ragni. Federico Bigiarelli è solito, non lì Dani, Daniela, dietro lì, che stai più bassa, non lì che ti chiappa sotto, lì. 15 secondi al via per questa, no, dietro ancora, lì. Partiti! Lì! Almeno pigli i canali! Partenza con davanti numero 22 679 307 200. Arrivano tutti! Eccoci che ci acchiappano! Però, come dicevamo, è il numero 22, scoppa! A prendere il comando delle operazioni. Ah, cascata, caduta. Per fortuna Team MRC. Può passare. E intanto scoppa davanti con il numero 2673. Qui facciamo un po' fatica. Ma poi c'è Bigiarelli, subito lì, pronto, e Mogiani, prontissimi a prendere il comando. Intanto il 679, si tratta di Finocchi, 676, una cosa del 679, Finocchi, bella partenza per Finocchi, un partenzone veramente, anche se non ha brillato poi in prova. Il pilota in forze al Motoclub Corridonia si sta dando veramente da fare. Bella partenza, secondo dietro a Scoppa. Poi Bigiarelli e Mogiani, che sono due bruttissimi clienti che sicuramente si contenderanno la vittoria finale. Visti i tempi fatti registrare in prova, c'è da aspettarselo. Però nel frattempo Scoppa conduce questo primo giro. Tranquillo, tranquillo, e stanno arrivando nella zona del salto in curva. Eccoli che arrivano, e dietro attenzione perché Alunni con in lotta col numero 115 che risponde al nome, diciamo un po' fatica oggi. Mora. Matteo Mora. Intanto lotta lì davanti senza quartiere con la Scoppa, che però non molla la prima posizione, e soprattutto Finocchi, anche lui ha preso un bel passo, e Bigiarelli e Mogiani sembrano non lanciarsi. Nel frattempo invece Alunni si fa molto propositivo. Attenzione perché sembra aver rotto gli indugi. E andiamo a aumentare un po' lo zoom a questa EOS 70D. Scoppa ancora Finocchi, Mogiani, ma Alunni, attenzione perché il duo di Fabriano subirà l'attacco a breve di Alunni, pilota di Bad Racing, che se la sta giocando a sua volta con Mora. Matteo Mora che sta lì. È un quintetto di piloti, anzi un sestetto addirittura. Tutti quanti appiccicati, girano tutti uguali. Scoppa nel frattempo se ne avvantaggia.
Finocchi a suo agio qui da cassetta, da solo, scoppa, non molla, Mora passa tutti. E adesso Mogiani si rifà sotto su Alunni. Mora è lì, terza posizione per lui. Passaggio, Mora secondo. Si lancia a matto sul panettone. Pazzo Mora, bravissimo. Bella gara per questo pilota che adesso si ritrova in seconda posizione, in odore di passare in prima posizione. Ma Finocchi è bravo, non sbaglia. Bel passo per il pilota di Corridonia che sorprende tutti. Non brilla in prova, ma in gara molto bella, molto bella questa gara per questo pilota. Nel frattempo Scoppa resiste molto bene, ma Mora si sta avvicinando in maniera preoccupante al battistrada. Colpo di scena, colpo di scena, Bigiarelli scivola. Peccato. E intanto andiamo sul duello qui davanti con Mora che si sta avvicinando, e Mogiani si rifà sotto dopo un errore su Scoppa. Poi abbiamo il numero 285 che c'è stato un contatto sicuramente tra Anulni e Bigiarelli, e arriva anche Prosperi lì dietro. E Mora passa proprio in questo istante con Finocchi dietro, ma Mogiani prova ad agganciare prima il pilota di prima, quindi Natalini e Zinni che con la sua ruota rossa va ad insidiare la posizione di Natalini sulla sua Yamakina 125. Quindi passa adesso Melatini e il 114 Peonia era sicuramente un pilota che non era a pieni giri. Intanto finisce la manche con la vittoria di Mora e la seconda manche brillante di Finocchi. Terza posizione per Mogiani. Hobby MX2 gruppo A, con gara 1 dove si è visto un Finocchi strepitoso, poi passato sul finale da Mora. Terza posizione per Mogiani, se non sbaglio, Samuele Mogiani su Honda. Peccato per Bigiarelli perché aveva la pole position ma non ha saputo capitalizzare, qualche problema per lui. Intanto partiti, vediamo chi prende il comando. Sembrerebbe un Honda, e qui c'è la caduta di Scoppa e Alunni. E sempre del pilota umbro in forze al bad racing, prende già il largo con Finocchi subito dietro. E attenzione perché lì c'è la vecchia Volpe Urbani. E intanto subito Alunni partito a bomba, dov'è? Non si sa. O ha preso tanto vantaggio oppure è caduto. A questo punto non lo vediamo più, quindi di conseguenza Finocchi di nuovo leader di gara 2 come in gara 1. E adesso bisognerà vedere se Urbani gli lascerà. Infatti Alunni è caduto, sta passando proprio in questo istante. Grande cappella di Alunni. Purtroppo oggi i piloti di Bad Racing stanno facendo un po' di casini, però va bene così, sono le gare. E intanto Finocchi davanti a tutti con Urbani dietro, Andrea che lo tallona, quindi il numero 185. E andiamo a vedere subito chi è l'892. Sì, 285 con la sua ruota rossa. Ecco che spunta ancora la sagoma di Finocchi seguito da Urbani. Quindi abbiamo Michele Grandi e Mancini. Sono Grandi e Mancini.
arrivata lì sulla sua Yamaha numero 1 inconfondibile. E intanto Natalini riesce a superare Grandi e poi si porta dietro la Kawasaki di Mancini proprio in questo istante. Zinni segue lì a distanza, nel frattempo Finocchi tira via tranquillo e Urbani rimane lì a distanza di sicurezza. Ed è un quartetto scatenato con davanti Finocchi, poi abbiamo Urbani, Natalini, Zinni che se le stanno, si stanno giocando la prima piazza, tutti e quattro sono molto vicini tra loro. Ed ecco che da Finocchi, poi abbiamo Urbani, poi Natalini e Zinni che sta portando l'attacco su Natalini. Guerra aperta ancora con Zinni che attacca Natalini all'interno, si tocca, caduta, caduta di Zinni, viene estromesso dalla lotta per il podio con un contatto con Natalini, ma è abile a ripartire, probabilmente conserva il quarto posto. Quindi primo Finocchi, secondo Urbani, terzo Natalini. Finisce così questa manche dedicata agli Oppi MX2 gruppo A.